Le anticipazioni di febbraio de Il Segreto svelano che Fernando Mesía farà una confessione spiazzante a Julieta durante uno scontro alla Villa. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane de Il Segreto, in onda nei primi mesi del 2019 su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesía, interpretato dall'attore spagnolo Carlos Serrano. Il figlio di Olmo Mesía, infatti, svelerà a Julieta Uriarte la verità sulla morte di Sol dopo essere stato minacciato con una pistola. Il segreto, trame, le scoperte di Julieta. Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda a dicembre sulle reti Mediaset, assisteremo alla temporanea uscita di scena di Sol Ortega. Tutto comincerà quando Prudencio deciderà di aiutare il fratello maggiore a scappare dalla prigione. Ben presto, i telespettatori de Il Segreto scopriranno che le intenzioni del marito di Julieta sono tutt'altro che buone, tanto da uccidere Sol ed una guardia carceraria durante la fuga. Prudencio, a questo punto, racconterà a Uriarte che Sol era stato ucciso da un galeotto che viaggiava insieme a lui sulla camionetta che doveva trasferirli in un altro istituto penitenziario. Dall'altro canto, Julieta fingerà di rimettersi con il marito, tanto da trasferirsi alla villa per scoprire se Fernando Mesía abbia ucciso Sol su commissione di donna Francesca. Per tale ragione, la nipote di Consuelo sarà disposta a tutto pur di andare a fondo nelle indagini, tanto da consumare la prima notte di nozze con Prudencio. In quell'occasione Julieta scoprirà che il più giovane degli Ortega aveva sottratto dei soldi dal conto bancario della Montenegro fin dal primo giorno in cui era arrivato alla casona. Il segreto, anticipazioni, Prudencio ha ucciso Sol. Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, in onda ad inizio febbraio, svelano che Julieta non sarà soddisfatta del lavoro svolto dal consorte, tanto da avviare un pericoloso gioco di seduzione con il Mesía. Ma Uriarte cadrà nella trappola, rivelando di essere tornata alla villa per scoprire se sia lui l'assassino del suo amato. Il figlio del defunto Olmo, a questo punto, respingerà ogni accusa se poi non le proponesse di passare con lui una notte di passione in cambio di un'importante pista. Fernando, infatti, farà in modo che Prudencio lasci la villa per qualche ora, tanto da consigliare a Julieta di guardare all'interno di un bauletto. Qui Uriarte troverà la pistola dell'Ortega, tanto da iniziare ad avere dei dubbi sul consorte. Ma la ragazza dimostrerà di non credere a questa versione, tanto da puntare l'arma contro Fernando Mesía, che con estremo sangue freddo, colpevolizzerà dell'accaduto il marito facendole notare che al caricatore mancano tre pallottole usate per uccidere Sol ed il complice. Per tale ragione la nipote di Consuelo avrà la conferma che Prudencio ha fatto di tutto pur di riuscire a sposarla, anche uccidere il sangue del suo sangue.